Allora, buon pomeriggio, buongiorno a tutti. È un piacere che abbiate deciso di partecipare al nostro evento di oggi. Chiaramente avremmo voluto, come gli anni scorsi, potervi accogliere nel nostro stand di Fondazione Dognocchi, ma comunque cercheremo, per quanto possibile, di darvi diciamo una panoramica di qual è l'attività all'interno della Fondazione Dognocchi, del nostro laboratorio, che si chiama Laboratorio di Nanomedicina e Biofotonica Clinica. La Fondazione Dognocchi, molto brevemente, è in realtà un insieme di ospedali, sono circa una trentina di ospedali all'interno dell'Italia e due in particolare si occupano anche, e sono IRCCS, quindi si occupano di un'attività di ricerca affiancata alla clinica quotidiana. Una breve, diciamo, carrellata di presentazioni, giusto dei componenti dell'Apion, come ci chiamiamo noi, appunto, e poi vi condividerò il mio schermo con praticamente dei video che abbiamo, e ve lo dico già, abbiamo caricato sul sito della Fondazione Dognocchi, sul canale YouTube che abbiamo per l'attività di ricerca, e quindi li potete scaricare quando volete e sono già presenti sul nostro sito. Il canale YouTube, appunto. Quindi vi mostrerò alcuni video dell'attività sperimentale che stiamo portando avanti, in particolare di un progetto che si occupa del superamento della barriera ematoencefalica, che si chiama Nevermind, per la somministrazione di nanofarmaci all'interno del cervello per patologie tumorali e per l'Alzheimer. Vi mostreremo alcuni video dell'attività di laboratorio che svolgiamo quotidianamente e al termine. E spero che ci sia tempo, altrimenti rimane sempre comunque presente sul nostro canale YouTube. Vi mostreremo alcuni video un po' più didattici per le attività dei bambini. Quindi mi presento, appunto, sono Marzia Bedoni, sono la responsabile del laboratorio di nanomedicina e biofotonica clinica all'interno dell'IRCCS Santa Maria Nascente, che si trova qua a Milano, accanto a San Siro. Adesso chiedo ai colleghi di aprire i loro microfoni e di presentarsi. Prego. Va Alice. Buongiorno. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alice Gualerzi, sono biologa, dottorato in scienze morfologiche e lavoro all'Abion dal 2014. Mi occupo principalmente dello studio legato allo stroke, quindi all'ictus, e a come trovare un metodo per proporre ai pazienti una riabilitazione efficace. Prego. Vai Silvia. Ciao a tutti, sono Silvia Picciolini, sono laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche, ho un dottorato in medicina molecolare traslazionale e all'Abion mi occupo principalmente dello studio di nanoparticelle sia naturali che sintetiche per l'identificazione di biomarcatori di patologie come l'Alzheimer oppure anche per la caratterizzazione di formulazioni a scopo terapeutico. Vai Cristiano. Salve a tutti, io sono Cristiano Carlomagno e sono laureato in biotecnologie industriali e con un dottorato in ingegneria dei materiali e nanotecnologie. Mi occupo principalmente della caratterizzazione, quindi dell'identificazione di nuove tecnologie diagnostiche che prendano in analisi dei fluidi facilmente collezionabili, come ad esempio la saliva o il sangue. Mi occupo principalmente di diagnosi di malattie neurodegenerative, anche se ultimamente stiamo andando anche sulle infezioni virali come quella del coronavirus. Vai Francesca. Ciao a tutti, sono Francesca Rodà, sono laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche e da 2 mesi sono entrata a far parte del gruppo di ricerca dell'Avion, dove mi occupo del progetto Nevermind, che vi spiegheremo bene in dettaglio dopo. Arianna, se vuoi, è la nostra tesista del laboratorio. Buongiorno a tutti, io sono Iannone Arianna, studentessa di biotecnologia industriale all'Università di Milano Bicocca. Da dicembre 2019 sto svolgendo il mio tirocinio di tesi all'Abion della Fondazione Dognocchi e la mia tesi si basa sull'analisi biochimica di vescicole extracellulari con lo strumento SPR. E in questo studio le vescicole sono derivanti dal sangue di pazienti post-ictus per trovare dei marcatori per il monitoraggio dei trattamenti degli stessi pazienti.
Ottimo, grazie Arianna. Allora, quindi dopo questa breve carrellata, così ci avete conosciuto, insomma, e anche nel momento delle domande, se avete piacere potete chiedere direttamente a me o ai colleghi. Vi chiedo, adesso condividerò lo schermo e inizierò col farvi vedere una presentazione breve del progetto Nevermind e inizieremo col farvi capire che cosa si intende anche per nanomedicina. Seguirà poi un'intervista appunto dove vi spiegherò alcune in maniera molto semplice alcune delle problematiche che trattiamo all'interno del nostro laboratorio. Vi lascerò un po' di spazio per le domande, quindi senza problemi sentitevi liberi di fare qualsiasi genere di domanda, anche se vi sembra banale, perché ci rendiamo conto che la tematica potrebbe essere un po' più complessa rispetto a quelle a cui magari si è abituati nell'ambito biologico e clinico, oppure o direttamente a voce, oppure potete scriverci anche in chat e subito in live vi rispondiamo. Dopodiché vi farò vedere ancora qualche video sull'attività sperimentale e anche qui con qualche spazio appunto poi per le varie domande. Adesso vi condivido il mio schermo dove abbiamo caricato appunto i video che vi dicevo trovate sul canale YouTube della Fondazione Dognocchi sotto l'attività di ricerca. Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi vogliamo raccontarvi cos'è la nanomedicina e come aiuta medici e pazienti nella pratica clinica. Noi siamo il Labion, il laboratorio di nanomedicina e biofotonica clinica della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano e ci occupiamo di trasferire le conoscenze in ambito nanotecnologico alle esigenze dei pazienti che vengono curati presso il nostro ospedale. L'obiettivo del nostro lavoro è capire come curare al meglio i malati e allo stesso tempo aiutare i medici a progettare nuove terapie o nuovi programmi riabilitativi grazie a diagnosi più veloci e più precise. La nanomedicina è l'applicazione medica delle nanotecnologie, cioè delle conoscenze dei sistemi nell'ordine di grandezza del miliardesimo di metro, ossia nell'ordine di grandezza dei nanometri. La nanomedicina si avvale di tecnologie altamente avanzate, che sono il frutto di una ricerca tecnologica che viene poi trasferita alle scienze mediche e alla biologia. Lo sviluppo di un progetto di nanomedicina e la realizzazione di un prodotto nanotecnologico sono necessari ricerca, tecnologia e soprattutto tanta curiosità. Per darvi un'idea di cosa si intende con un nanometro, guardiamo questa scala. La stella gialla indica un nanometro, cioè qualcosa di più piccolo di una cellula e più piccolo anche del DNA. Tenete presente che gli oggetti delle dimensioni nanometriche sono invisibili agli occhi e anche la maggior parte degli strumenti che troviamo in laboratorio in realtà non permette al nostro occhio di vedere oggetti nanometrici, ma dobbiamo usare strumenti specifici. Un esempio ora molto comune di particella, per così dire, di dimensioni nanometriche è il virus SARS-CoV-2, che ha dimensioni di circa 150-300 nanometri. Come ben sapete non è visibile, ma abbiamo bisogno di strumenti specifici come microscopi elettronici a trasmissione per vederlo. Oppure, per vedere delle nanoparticelle, dobbiamo sfruttare le proprietà della luce e l'interazione fra luce e nanoparticelle per visualizzarle sotto forma di colori. La ricerca biomedica parte sempre da una necessità clinica, indicata dai medici che sono a diretto contatto con i pazienti, e trova soluzioni nuove e innovative a quelli che sono attualmente i principali problemi per i pazienti. La ricerca biomedica è per sua natura multidisciplinare. I ricercatori lavorano in sinergia, mettendo insieme competenze diverse, come lo studio della biologia, l'innovazione tecnologica, lo studio della chimica, la sintesi di molecole o di farmaci, nel nostro caso nanofarmaci. Puoi testarli sulle cellule e poi sugli animali, così da poterli portare al paziente. Nel nostro ospedale e nel nostro laboratorio lavoriamo principalmente su malattie del sistema nervoso centrale, ossia malattie del cervello,
in particolare malattie neurodegenerative come Parkinson, Alzheimer, SLA o cerebrovascolari come ictus. Le malattie di cui ci occupiamo richiedono spesso un miglioramento della diagnosi e della terapia, e l'obiettivo della ricerca nel nostro campo è proprio quella di trovare soluzioni che rendano migliore la vita del paziente, o perché viene facilitata la diagnosi e reso più tempestivo e rapido il trattamento, o perché il trattamento diventa più efficace. Oggi vi vogliamo raccontare uno dei nostri progetti, il progetto Nevermind. Nevermind è un progetto finanziato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica ed è svolto in collaborazione con molte istituzioni importanti in Regione Lombardia. Si tratta di un progetto multidisciplinare che parte dallo studio di base delle molecole, passa attraverso le nanotecnologie per costruire nanofarmaci potenti ed efficaci, con l'obiettivo di trovare una strategia vincente per la cura di gravi malattie attualmente non curabili, in particolare la malattia di Alzheimer e il glioblastoma. Ma per capire meglio di cosa ci occupiamo, vi raccontiamo cosa sono queste malattie. La malattia di Alzheimer forse qualcuno di voi l'ha già conosciuta o sentita nominare. È una malattia che colpisce soprattutto le persone anziane ed è a livello mondiale la più frequente fra le demenze, ossia fra quelle malattie che come sintomo principale portano alla perdita della memoria. Quello che succede al nostro cervello quando si ha la malattia di Alzheimer è che il suo volume, cioè le sue dimensioni, progressivamente si riducono e alcuni neuroni, cioè le cellule più importanti presenti nel nostro cervello, muoiono. Questo fa sì che la persona con la malattia di Alzheimer perda la memoria e si modificano alcuni dei suoi comportamenti fino a diventare incapaci di eseguire le attività della vita quotidiana come mangiare, lavarsi, prendersi cura della casa o di se stessi e progressivamente diventano incapaci anche di comunicare e riconoscere i familiari o le persone care. Altrettanto grave, anche se completamente differente come patologia, è il glioblastoma. In questo caso non abbiamo a che fare con una malattia lenta e progressiva, ma con un tumore, che spesso può svilupparsi anche molto velocemente. I tumori sono malattie in cui alcune cellule improvvisamente impazziscono e iniziano a non rispondere più ai segnali che il nostro corpo manda. Iniziano a moltiplicarsi e vanno a ostacolare la funzionalità normale dell'organo in cui si trovano o di quelli vicini. Nel caso del glioblastoma, l'organo colpito è il cervello. Un'altra caratteristica del glioblastoma è che si tratta di un tumore maligno, che vuol dire che tende a diventare sempre più grande. Non rimane limitato né localizzato in un punto, ma tende a espandersi fino a invadere non solo il cervello, ma anche gli altri organi. Per tutte e due queste malattie gravi e potenzialmente letali ci sono delle terapie attualmente, ma purtroppo non sono sempre efficaci su tutti i pazienti o danno gravi effetti collaterali. Per questo la ricerca biomedica vuole intervenire per trovare nuove soluzioni, ma perché non sono stati ancora trovati farmaci efficaci? Perché non è stata trovata una cura nonostante i molti anni di ricerca e le conoscenze dei meccanismi molecolari che causano la malattia? Una delle motivazioni è l'organizzazione stessa del nostro corpo. Alcuni farmaci diretti contro le malattie del cervello risultano purtroppo inefficaci, perché il nostro sistema nervoso centrale risulta inaccessibile. Il nostro cervello è infatti estremamente prezioso, coordina tutte le funzioni più evolute del nostro organismo e per questo la natura ha pensato di renderlo praticamente inaccessibile. Infatti, intorno al nostro cervello ci sono non solo le ossa del cranio che lo proteggono dagli urti, ma anche un sistema di membrane, chiamate meningi, e una barriera a livello dei vasi sanguigni, chiamata barriera ematoencefalica. Sono due strutture anatomiche importantissime che servono a impedire a virus, batteri, di arrivare al nostro cervello per danneggiarlo. Purtroppo però la barriera ematoencefalica impedisce anche alle molecole che costituiscono i farmaci contro Alzheimer e glioblastoma di penetrare nel tessuto nervoso. La presenza della barriera ematoencefalica fa sì che la maggior parte dei farmaci tradizionali ad oggi risulti inefficace perché non è in grado di attraversare la barriera, ma rimane bloccata nei vasi sanguigni senza raggiungere nella giusta quantità la zona interessata dalla malattia. Al
contrario, i nanofarmaci sono studiati apposta per attraversare la barriera ematoencefalica. Entrano nel tessuto nervoso e quindi all'interno del cervello, andando a portare la giusta quantità di molecole laddove servono. Ma come sono fatti questi nanofarmaci? I più comuni e già approvati per altre tipologie di malattie sono i liposomi. Si tratta di vescicole sferiche, costituite generalmente da un doppio strato di fosfolipidi. I fosfolipidi sono le molecole che vedete rappresentate nell'immagine in basso a destra e hanno una caratteristica importantissima, quella di avere una testa a cui piace l'acqua e delle code che invece non sopportano il contatto con l'acqua. Questo fa sì che si vadano a disporre con tutte le teste vicine fra loro e tutte le code rimangono invece al riparo dall'ambiente acquoso. Per questa caratteristica, i fosfolipidi vengono chiamati molecole anfifiliche, cioè dotate di una porzione lipofila e di una porzione idrofila, ossia che ama il contatto con l'acqua. In nanomedicina i liposomi sono impiegati con successo per la veicolazione di farmaci, perché sono biocompatibili, biodegradabili e possono trasportare farmaci con diverse caratteristiche chimico-fisiche. Le molecole lipofile vengono intrappolate all'interno del doppio strato fosfolipidico, mentre quelle idrofile, che amano l'acqua, si possono posizionare all'interno del compartimento acquoso del liposoma. I liposomi sono studiati ormai da molto tempo e si trovano in moltissimi prodotti in commercio, anche al supermercato o in profumeria, per esempio integratori alimentari o prodotti cosmetici contro invecchiamento e per l'idratazione. In laboratorio la tecnica più comune per prepararli si chiama idratazione del film lipidico. In cosa consiste? Per la preparazione dei liposomi si solubilizza una miscela lipidica in un solvente organico, ossia in una soluzione costituita tipicamente da cloroformio e metanolo. In seguito il solvente viene evaporato tramite un evaporatore rotante, con lo scopo di ottenere un sottile strato lipidico chiamato film lipidico. Al film lipidico viene aggiunta poi una soluzione tampone e la dispersione così ottenuta viene agitata con il vortex, uno strumento che serve proprio ad agitare le soluzioni. In questo modo il film si distacca dalle pareti e forma i liposomi, che saranno caricati col farmaco di interesse. Il risultato che si ottiene è una soluzione ricca di liposomi chiamati multilamellari, che sono in sospensione. Successivamente i liposomi vengono fatti passare attraverso l'estrusore, con lo scopo di ridurre le loro dimensioni intorno ai 100-200 nanometri. Infine, vengono purificati secondo una metodica chiamata cromatografia a gel filtrazione per separarli dalla frazione di farmaco rimasta libera. Ma torniamo a noi e al progetto Nevermind, a cui il laboratorio Labion sta lavorando. Il progetto prevede lo studio e produzione di nanoliposomi insieme a due importanti atenei, l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi di Milano Bicocca. I liposomi che stiamo studiando sono caratterizzati dalla struttura lipidica tipica del liposoma, come detto prima, dalla presenza di una proteina target in grado di riconoscere dei recettori specifici presenti sulle cellule della barriera ematoencefalica. Questi liposomi vengono poi caricati in modo specifico con alcuni farmaci per glioblastoma o per Alzheimer. L'idea è quella di avere dei liposomi che possono circolare nel sangue, riconoscere dei specifici recettori sulla barriera ematoencefalica e grazie a questi recettori entrare nel tessuto nervoso, cioè all'interno del cervello dove è presente la massa tumorale o la lesione dovuta alla patologia neurodegenerativa. Come per tanti farmaci, è possibile che questi liposomi vengano riconosciuti anche da cellule che non sono quelle che noi consideravamo i destinatari del farmaco. Nel nostro caso specifico, il rischio è che vengano riconosciute dalle cellule del sistema immunitario circolanti. Questo rischio è reale e sarà una delle problematiche da studiare nel corso del progetto Nevermind. Ma qual è il vantaggio dell'utilizzo di questi nanovettori ingegnerizzati carichi di farmaci per il trattamento di glioblastoma e per la malattia di Alzheimer? L'idea
è che questi liposomi possano arrivare in modo specifico a livello della massa tumorale o della lesione cerebrale, a differenza dei farmaci tradizionali che abbiamo visto vengono lasciati in circolo e non riescono a penetrare la barriera ematoencefalica. I liposomi ingegnerizzati entrano nel sito di lesione e rilasciano il farmaco andando a portare la molecola solo nel punto dove serve, secondo il principio della medicina di precisione. Il nostro progetto è partito a inizio 2020 e speriamo di potervi raccontare presto di aver raggiunto il nostro obiettivo. Grazie per la vostra attenzione. Nel prossimo futuro, le nanotecnologie permetteranno di superare alcuni degli attuali ostacoli in medicina. Per esempio, ci si aspetta che possano semplificare e velocizzare le diagnosi più complesse e progettare piani terapeutici e riabilitativi personalizzati. Ma cos'è la nanomedicina e a cosa serve? Ne parliamo con la dottoressa Marzia Bedoni, ricercatore senior della Fondazione Dognocchi, coordinatrice del Laboratorio di Nanomedicina e Biofotonica Clinica a Milano. La dottoressa Bedoni è biologa con un dottorato di ricerca in scienze morfologiche, docente dell'Università degli Studi di Milano e dal 2018 è parte del board della Piattaforma Europea di Nanomedicina. Dottoressa, ci può spiegare brevemente cos'è la nanomedicina e di che cosa si occupa la Piattaforma Europea di Nanomedicina? La nanomedicina è una scienza che parte dall'applicazione delle nanotecnologie, quindi l'utilizzo di materiali che vanno di ordine di grandezza del millesimo del millimetro, portati in ambito clinico. L'efficacia della nanomedicina è che va a sfruttare, utilizza le stesse dimensioni che troviamo nell'ambito biologico e quindi del corpo umano, quindi stesse dimensioni di processi cellulari, stesse dimensioni di alcune molecole, e può essere utilizzata a diversi scopi nell'ambito clinico, quindi scopo terapeutico e scopo diagnostico. Questo grazie chiaramente al connubio di diverse scienze che partono dalla biologia, dalla chimica, dalla matematica, dalla fisica, dall'ingegneria, e grazie quindi all'esperienza di diversi scienziati si è arrivati a ricerche che possono essere portate al letto del paziente. La nanomedicina suona come fantascienza? Lasciate che vi spieghi. Nano in matematica significa 10 alla meno 9, in parole povere una misura minuscola. Utilizzando nuove proprietà dei materiali su scala nanometrica, la nanomedicina è una medicina che lavora a livelli estremamente piccoli, con particelle di dimensioni talmente ridotte che ne servono 5.000 per rivestire un singolo capello. Il fatto che oggi possiamo vedere e lavorare con queste particelle minuscole significa molto per il futuro della medicina. Permette al medico di rilevare prima le malattie e aumentare l'accuratezza delle diagnosi. Le informazioni diagnostiche possono essere trasmesse più rapidamente e con un risparmio dei costi, e strumenti di imaging possono essere sviluppati per esplorare meglio il corpo umano. È possibile fare anche grandi progressi nella medicina rigenerativa utilizzando un'appropriata nanostruttura per riparare cellule, tessuti, pelle, ossa e organi e renderli nuovamente funzionanti. La maggior parte dei medicinali nanoformulati, già disponibili in commercio, sono sistemi di vicolazione per il farmaco, dove le nanoparticelle direzionano il farmaco in una zona specifica del corpo. Questo processo è controllato molto accuratamente. Rispetto ai farmaci tradizionali, gli effetti indesiderati sono ridotti, efficacia dei trattamenti e sicurezza del paziente sono aumentati. Uno sviluppo più rivoluzionario in nanomedicina sono le nanoparticelle con efficacia terapeutica intrinseca. Queste nanoparticelle non sono più un veicolo per il trasporto dei farmaci, ma invece sono la componente attiva, offrendo così nuovi metodi per trattare i pazienti. Complessivamente, la nanomedicina può essere utilizzata per migliorare i trattamenti di diverse patologie, come il cancro, il diabete e le malattie cardiovascolari e neurodegenerative, a beneficio dei pazienti. Come ogni farmaco prodotto medico, i medicinali nanoformulati sono testati in laboratorio e in condizioni reali, prima di essere approvati dagli enti regolatori e prescritti ai pazienti. Nanomedicina significa che il futuro della medicina è molto piccolo, ma anche molto affascinante. La piattaforma europea
terapia di nanomedicina nasce proprio da un'iniziativa voluta dalla Commissione europea e da diversi stakeholders nell'ambito industriale nel 2005. La Fondazione Dognocchi, in particolare, è stato uno dei membri fondatori di questa piattaforma europea di nanomedicina. E lo scopo principale di questa piattaforma, che ha attualmente diciamo, circa 125 membri fondatori e membri che si sono aggiunti negli anni, quindi andando a coprire diversi stati a livello europeo, dicevo, come scopo principale è proprio quello di andare a promuovere le iniziative di ricerca più promettenti portandole nell'ambito clinico, quindi unire quel gap che esiste tra la ricerca e la medicina, la clinica e gli operatori sanitari. All'interno della piattaforma europea di nanomedicina ci sono 7 gruppi di lavoro che partono dall'ambito dell'applicazione nell'ambito terapeutico di queste nanotecnologie, all'ambito sicurezza e caratterizzazione e all'ambito clinico. Lei coordina il gruppo di lavoro dedicato al trasferimento alla clinica della ricerca in ambito nanotecnologico. Qual è la sfida più grande che avete in questo momento e come avete intenzione di superarla? Allora, grazie per la domanda. In effetti nel nostro working group, che si chiama appunto Clinical Translation and Social Impact, abbiamo l'obiettivo principale di andare a colmare il divario tra i risultati della ricerca clinica, della ricerca sanitaria e il bisogno, diciamo, le necessità che hanno gli operatori sanitari. Quindi in primis noi partiamo dai cosiddetti unmet clinical need, quindi dal bisogno del clinico, andiamo a intervistare i clinici cercando di capire che necessità hanno e con che difficoltà si vanno a scontrare tutti i giorni trattando con i pazienti, quindi nel campo, e andando quindi a rispondere a questi bisogni dei clinici con delle specifiche, con degli specifici risultati di ricerche sanitarie più promettenti. Chiaramente all'interno del nostro working group abbiamo anche il bisogno e abbiamo anche come razionale quello di andare a parlare con le associazioni dei pazienti, perché chiaramente bisogna sentire sia il clinico, ma anche andare direttamente a sentire il paziente che bisogni abbia al fine di andare a migliorargli appunto la qualità della vita. La Fondazione Dognocchi è un ospedale specializzato nella cura e nella riabilitazione di pazienti fragili e anziani. In che modo un laboratorio di nanomedicina e biofotonica clinica si inserisce nella ricerca in ambito riabilitativo? Ci può fare alcuni esempi? Allora, sì, negli ultimi anni, grazie al laboratorio che coordino, siamo riusciti a rispondere ad alcuni bisogni e alcune risposte inattese che c'erano nell'ambito proprio della ricerca clinica. In particolare, andiamo a caratterizzare con le metodiche di nanotecnologie, basate sulle nanotecnologie e sulla biofotonica, i biofluidi derivanti dai nostri pazienti, andando ad individuare dei biomarcatori che siano indicatori del monitoraggio del trattamento riabilitativo dei pazienti affetti da patologie neurodegenerative, da patologie respiratorie, cardiovascolari, cerebrovascolari e dall'aging, andando quindi a monitorare e a individuare nuovi biomarcatori basati su nanotecnologie, ad esempio, o basati su metodiche di biofotonica. Abbiamo dei recenti esempi. Per quanto riguarda l'ambito di patologie neurologiche, siamo coordinatori di un progetto finanziato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, con lo scopo di andare a ingegnerizzare e studiare nuove nanoparticelle che siano in grado di superare la barriera emotoencefalica e rilasciare solo nel punto dove vi è un particolare riconoscimento della nicchia della patologia, quindi ad esempio nell'ambito di patologie tumorali, di tumori cerebrali come il glioblastoma, rilasciare solo in quel punto specifico il farmaco, il principio attivo, in modo tale che sia più efficace. Lo stesso tipo di ricerca la applichiamo anche in altre patologie, come la patologia dell'Alzheimer, andando sempre a rilasciare il farmaco all'interno del cervello, superando quindi la barriera ematoencefalica. Questo ha ovviamente lo scopo di rendere più efficace il rilascio del principio attivo
e di evitare alcuni degli effetti collaterali che attualmente sono presenti con l'utilizzo di altri farmaci. Inoltre, possiamo anche dire che per alcune patologie non esistono proprio dei farmaci che siano efficaci, perché hanno proprio la problematica di non riuscire a superare la barriera ematoencefalica. L'utilizzo invece di nanoparticelle che, come detto poco fa, hanno dimensioni simili a quelli dei processi biologici che troviamo nel nostro corpo umano, rende il tutto più facilmente accessibile. Un altro esempio che vi posso riportare è quello dell'International Consortium for Regenerative Rehabilitation. La Fondazione Dognocchi è entrata a far parte di questo consorzio internazionale nel 2018. Il consorzio è stato fondato da ospedali e università statunitensi, in particolare dall'Università di Pittsburgh, dal Mayo Clinic, dall'Università di Stanford, dall'Università di Washington, e ha lo scopo di riunire scienziati che si occupino dell'ambito della medicina rigenerativa nell'ambito riabilitativo di tutto il mondo, al fine di apportare nuove conoscenze nell'ambito tecnologico, nell'ambito farmacologico e di divulgare quindi le ricerche che siano più promettenti. Inoltre, essendo un consorzio, diciamo, internazionale, a livello quindi mondiale, che coinvolge anche alcuni ospedali asiatici, ha lo scopo anche divulgativo dal punto di vista dell'informazione a studenti, quindi di andare a formare nuovi clinici che abbiano l'occhio di attenzione verso la medicina rigenerativa nell'ambito riabilitativo. Il 2020 è stato un anno complicato e segnato dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Come ha affrontato questa sfida il suo laboratorio? Le tecnologie avanzate di cui disponete possono contribuire ad affrontare anche questo genere di patologie? Allora sì, noi diciamo, dall'uscita, dall'inizio dell'epidemia, quindi da fine febbraio 2020, abbiamo iniziato a pensare come le nostre metodiche innovative potessero andare ad aiutare la diagnostica del SARS-CoV-2. Abbiamo messo a punto negli anni una metodica innovativa, rapida e altamente sensibile, basata sulla spettroscopia Raman e utilizzata su un fluido biologico di facile accesso, che è la saliva, e quindi abbiamo pensato che questa metodica, che è stata messa a punto e pubblicata negli anni su patologie neurologiche e neurodegenerative, potesse essere utile anche in un ambito applicativo di infezione virale. Abbiamo quindi utilizzato questo liquido biologico facilmente accessibile come la saliva, mettendo, diciamo, a punto la metodica per l'ambito del coronavirus e recentemente abbiamo sottomesso questa nostra pubblicazione, questi nostri risultati a una famosa rivista scientifica a livello internazionale e siamo appunto in attesa della pubblicazione. Qual è l'obiettivo di questa ricerca sul SARS-CoV-2? L'obiettivo di questa ricerca è quello di andare a rispondere a un bisogno immediato, cioè di avere una risposta rapida su un fluido che non sia invasivo come recupero, quindi come la saliva, e andare a individuare il paziente affetto da SARS-CoV-2 e andare a rilevare anche una differenza nei pazienti che hanno avuto la patologia e quindi sono diventati negativizzati nel tempo rispetto ai pazienti che ad esempio non hanno mai contratto il coronavirus. Quindi andare a portare un supporto rapido, low cost se vogliamo, molto sensibile sulla diagnostica del SARS-CoV-2. Grazie. Grazie a voi. Perfetto, adesso lascerei un po' di spazio alle vostre domande, se ci sono. Spero che abbiate avuto così una, diciamo, un'idea di quello che è la nanomedicina e come noi la utilizziamo nell'ambito clinico, quindi cercando il più possibile, oltre che dare una risposta di ricerca di base, di essere applicativi. E quindi avete avuto appunto un'idea di quello che può essere una possibile applicazione nell'ambito clinico dei nostri ospedali, quindi su patologie che hanno
ahimè sono piuttosto note, che spaziano dall'ambito tumorale all'ambito appunto delle patologie della demenza, dell'Alzheimer, ma anche ai giorni nostri per il noto appunto coronavirus. Quindi lascio spazio un attimo a voi se avete domande, o potete dirle a voce o scriverci anche. Nel caso non ci siano, in questo momento possiamo attendere. Volevo chiedere che differenza c'è fra i liposomi multilamellari e unilamellari? Ottimo, allora giro subito la domanda ai colleghi che direttamente, tipo Francesca o Cristiano, che si occupano direttamente della produzione delle nanoparticelle. Francesca, intervieni. Allora, mi sentite? Allora, la differenza che c'è tra i liposomi multilamellari e unilamellari risiede nel numero di doppi strati fosfolipidici. Quindi nel liposoma multilamellare hai un numero maggiore di doppi strati fosfolipidici, nell'unilamellare, che è quello che ottieni in seguito all'estrusione, hai solo un doppio strato fosfolipidico che va a delimitare il compartimento acquoso interno. Grazie. Perfetto. Allora, aspettate che vi leggo una domanda. Ho una domanda, scusate, ma dal punto di vista sintetico, vi occupate soltanto della sintesi di questo tipo di nanomateriali, quindi solo di liposomi, piuttosto anche di nanotubi o altri tipi di tipologie di tecnologie nanostrutturate? Allora, in passato... No, non solo di liposomi, perché noi nel nostro laboratorio ci occupiamo sia di affrontiamo sia la sintesi, i liposomi perché sono quelli, diciamo, un po' più di facile utilizzo nell'ambito bioclinico, no? Perché sapete che i liposomi, come abbiamo visto dal video, ormai sono talmente utilizzati, ma soprattutto per la biosafety sappiamo che sono compatibili e quindi di facile utilizzo anche all'interno e all'esterno con dei principi attivi, ma in passato ci siamo occupati anche di altre forme di nanoparticelle, nanoroz, nanoparticelle stellate, in base alla tipologia di attività che vogliamo fargli svolgere a queste nanoparticelle. Quindi nell'ambito del drug delivery tendenzialmente siamo più sui liposomi. Nell'ambito invece di utilizzo di nanoparticelle affinché producano un aumento del segnale del segnale che vogliamo recepire, quindi tipo dell'utilizzo poi di biomarcatori, allora utilizziamo anche altre nanoparticelle. Va bene, grazie mille. Prego. Allora, nel frattempo leggo una domanda che è: il film fosfolipidico ha solamente il ruolo di contenere al suo interno il farmaco fino alla zona interessata dal tumore? La capacità dei nanofarmaci... Allora, la prima domanda. Il film fosfolipidico ha solamente il ruolo di contenere al suo interno il farmaco fino alla zona interessata dal tumore. Allora, non è che ha solamente il ruolo, diciamo, ovviamente a noi interessa che il farmaco venga veicolato superando la barriera ematoencefalica. Qui abbiamo semplificato, però ovviamente all'esterno, per superare questa barriera ematoencefalica, la nanoparticella viene ingegnerizzata in modo che avvenga un riconoscimento con determinati recettori che troviamo all'interno dell'area cerebrale di interesse, no? Quindi a seconda anche del tipo di trattamento a cui vogliamo che sia indirizzato questo nanofarmaco, utilizzeremo dei recettori particolari. Una volta arrivato, diciamo, nel punto di interesse, la nanoparticella viene ingegnerizzata in modo tale che sia in grado di avere un'apertura, quindi attraverso un clivaggio con metallo proteinato, quindi che siano in grado di aprire la nanoparticella e quindi il film fosfolipidico ovviamente, e rilasciare lì il principio attivo di interesse. Ecco, i principi attivi che noi andiamo a utilizzare, ad esempio in questo progetto in particolare, sono volutamente stati scelti come principi attivi già in essere, già in utilizzo, perché
diciamo che lo studio e l'idea del progetto non era di andare a studiare nuovi farmaci, nuovi principi attivi, ma nuove somministrazioni, cioè nuove vie di somministrazione, no? Quindi noi sappiamo già che questi farmaci, se fossero veicolati e rilasciati proprio nel punto di interesse, sarebbero molto efficaci, cosa che invece non avviene se li mandi a livello, diciamo, sistemico e ti aspetti che agiscano poi a livello locale. Poi la capacità dei nanofarmaci di attraversare la barriera ematoencefalica è dovuta unicamente alla dimensione, ma anche ad altri fattori. Ecco, penso di aver risposto non solo ovviamente alla dimensione nanometrica, quindi queste nanoparticelle chiaramente mimano un po' la condizione che abbiamo nel nostro sistema biologico e quindi sono nano proprio per quello, e un po' chiaramente ad altri fattori, come dicevo prima, quindi una funzionalizzazione esterna della nanoparticella. Qual è il percorso di studi migliore in questo campo, usciti dalle superiori, nel senso quale corso di laurea consigliereste? Perfetto. Allora, ovviamente lauree scientifiche. Allora, il percorso migliore usciti dalle superiori, tendenzialmente diciamo che si può fare sia le superiori come liceo scientifico, ma anche qualsiasi superiore, scuola superiore più specialistica, quindi diciamo scuole superiori, non so, di chimica, biologia, di dove c'è un po' di laboratorio, e dopo usciti dalle superiori il corso di laurea più idoneo sarebbe o chimica o CTF o biologia o biotecnologie, oppure anche fisica o ingegneria biomedica. Ecco, noi cosa che forse non abbiamo detto all'inizio è che siamo sempre stati un gruppo multidisciplinare, nel senso che proprio perché il parlare e mettere competenze ed expertise diverse ci rende un po' unici e efficaci alla fine, no? Perché se fossimo tutti biologi o tutti chimici probabilmente non riusciremmo a colmare quei gap che magari ci sono. Ovviamente essendo all'interno di un ospedale abbiamo bisogno di parlare con i clinici e quindi partiamo proprio dal bisogno del clinico. Quindi spero di averle risposto. Qualsiasi ovviamente corso di laurea puramente scientifico, quindi se vuole essere un po' più completo, diciamo un panorama un po' più completo, potrebbe essere adesso nelle lauree moderne, anche quelle moderne, anche biotecnologie e CTF, che forse comprende un po' tutti gli aspetti. Nel caso in cui le persone che sono intervenute con domande trovino che la mia risposta non sia stata completa, intervengano pure e cerchiamo di colmare laddove non sia stata esaustiva. Allora, riguardo al Covid, con la nanomedicina potete arrivare a controllare il suo sviluppo anche a livello dei polmoni, o comunque ad esempio osservare come agisce sui recettori del gusto e dell'olfatto. Allora, con la nostra tecnica noi andiamo a studiare all'interno della saliva che cosa, diciamo, che cosa c'è all'interno della saliva a livello di molecole, no? Molecole e legami chimici. Quindi diciamo, potremmo vedere se all'interno della saliva ci sono dei biomarcatori che derivano dai polmoni o dalla mucosa olfattiva o dalla mucosa, diciamo, del gusto, ok? Quindi se ci fossero delle molecole che derivano, che vengono mutate all'azione del Covid, o meglio dire all'azione, scusate, del SARS-CoV-2, perché il Covid è la patologia che si sviluppa, quindi all'azione del coronavirus all'interno del nostro corpo, allora in quel caso noi potremmo con il nostro sistema andare a rilevare anche queste mutazioni a livello di queste molecole. Una volta che il farmaco è stato rilasciato, qual è il destino della membrana fosfolipidica? Ecco, bella domanda. Allora, chiaramente perché dicevo che noi utilizziamo i liposomi? Perché i liposomi sono quelli che sono sempre stati ampiamente studiati. Quindi chiaramente all'interno del progetto altri colleghi che sono partner del consorzio si occuperanno di studiare la biocompatibilità e anche il destino tossicologico, no? Se vogliamo, di queste membrane, perché chiaramente essendo fosfolipidiche comunque sono fatte di materiali e di molecole che sono biocompatibili con il nostro corpo umano, quindi ci aspettiamo che il livello di diciamo decadimento e quindi poi di normale eliminazione segua il percorso degli organi emuntori, quindi che venga eliminato attraverso i reni o degradato dal fegato o comunque scisso in modo tale che venga eliminato
formato dall'apparato gastroenterico. Sono in corso studi in cui vengono usati i liposomi come metodo di somministrazione di farmaci, assolutamente sì, Alzheimer e glioblastoma o anche altre patologie. Anche altre patologie, cioè ci sono dei farmaci, in primis sono stati introdotti ovviamente a livello delle patologie tumorali. Esiste un farmaco che è diversi anni, quasi 10 anni ormai che è sul mercato, FDA approved, che è il paclitaxel, Abraxane, il nome commerciale, che è stato dapprima introdotto per patologie tumorali alla mammella, poi è stato studiato anche per patologie a carico del sistema nervoso centrale, quindi tumori al cervello, e era stato anche portato nei primi studi in fase clinica per il tumore al pancreas. Quindi esistono già dei farmaci, chiaramente la differenza che fa molto nell'utilizzo delle nanoparticelle è il discorso della funzionalizzazione della nanoparticella, quindi in base alla patologia target che vuoi andare a colpire devi ingegnerizzare la tua nanoparticella in modo tale che arrivi esattamente al sito di legame, e questo è chiaramente il valore aggiunto. Il settore delle neuroscienze trova qualche punto di incontro con le vostre ricerche? Assolutamente sì, ovviamente quello che noi stiamo facendo fa parte anche di studi di neuroscienza, cioè noi all'interno ad esempio del progetto Nevermind abbiamo il gruppo dell'Humanitas, della professoressa Matteoli, che magari qualcuno di voi potrà conoscere, del Dipartimento appunto Humanitas di Rozzano, che è una neuroscienziata, quindi ovviamente questo è un ramo delle neuroscienze, andiamo a braccetto diciamo con le neuroscienze. Esatto, grazie Alice, e chiedo anche agli altri colleghi, Cristiano, Silvia, Francesca, se volete aggiungere qualcosa, o Arianna anche ad esempio sulla domanda del percorso di studi, visto che è novella diciamo nell'ambito del corso di laurea. Ma una domanda. Prego. Sempre so io che ho fatto la domanda riguardo il percorso di studi. Sì. La laurea in medicina la consigliereste? Oppure... Allora... sì, diciamo che la figura però professionale del medico ricercatore non è esattamente la figura professionale che poi si va a mettere magari in laboratorio, però ovviamente è un valore aggiunto perché andrebbe ad accompagnare e andare a braccetto con quello che poi sono i bisogni clinici, e quindi poi l'attività di laboratorio. È chiaro che non lo vedrei come figura professionale che si mette poi proprio a lavorare in laboratorio, però chiaramente non è vincolante. Ecco, se uno sceglie il percorso di studi di medicina per avere più un panorama a 360 gradi chiaramente sull'aspetto patologico, e poi decide eventualmente di fare un dottorato di ricerca magari anziché la specializzazione in qualcosa di più laboratoristico, quindi di attività sperimentale più definita all'interno di un laboratorio tipo medicina molecolare, potrebbe essere assolutamente sì. Noi tutti abbiamo fatto dottorati di ricerca, diciamo, a diversi livelli, no? Quindi io e Alice in particolare usciamo da un percorso di dottorato di ricerca più clinico, se vogliamo, più medico, perché abbiamo fatto un dottorato di ricerca in anatomia umana. Invece Cristiano e Silvia, Francesca inizierà poi prossimamente, ma Cristiano e Silvia, che sono più senior, hanno fatto invece dottorati di ricerca più nell'ambito di medicina molecolare, più nell'ambito anche della nanoparticelle, quindi di ingegnerizzazione un po', se vogliamo, delle nanoparticelle, essendo più la parte chimica del laboratorio, quindi chiaramente non è vincolante il fatto che uno faccia medicina né in un senso né nell'altro, ecco. Anzi, può essere un valore aggiunto, dipende poi dalla persona se ha piacere di stare più in laboratorio o più nel reparto, ecco. Va bene, grazie. Prego, avete Cristiano o Silvia da aggiungere qualcosa? Francesca?
A posto. Allora, anche se diciamo siamo un po' sul finire, io avrei piacere comunque di farvi vedere, magari per chi ha più interesse, ha fatto delle domande più tecniche, avrei piacere di farvi vedere comunque dei video dei nostri laboratori e delle attività di queste metodiche. Anche se sforiamo di qualche minuto, penso che non ci sia problema. Allora, speriamo di evitare i problemi tecnici di prima. Ecco, vi farei. Esattamente. Allora, partirei subito con questo filmato su come facciamo le. No, non è questo, scusate. Su come. Ok, facciamo le nanoparticelle. Datemi un cenno se vedete. Si vede? Sì, si vede. Ok, perfetto. Sintesi di nanoparticelle. La sintesi di nanoparticelle inizia mischiando soluzioni di sali dei metalli che andranno a costituire le nanoparticelle. Le condizioni in cui avvengono le reazioni, ad esempio la temperatura o la durata, determinano la forma e le dimensioni. Inoltre, il colore delle nanoparticelle dipende sia dalla loro forma che dalla loro composizione chimica. È possibile visualizzare il risultato della sintesi in microscopia elettronica, oppure anche mediante uno spettrofotometro andando a verificare il picco di assorbimento del campione di nanoparticelle appena sintetizzate. Preparazione di un chip SPR utilizzando lo spotter. Lo spotter è uno strumento automatizzato che preleva delle piccole quantità di reagenti con un capillare chiamato pin e le deposita su una superficie d'oro formando delle gocce che hanno un diametro di pochi micrometri. Una volta spottati, i chip sono quindi pronti per le analisi SPR. Analisi SPR, risonanza plasmonica di superficie. L'SPR utilizza dei chip d'oro preparati tramite uno spotter automatizzato per studiare l'interazione tra le molecole. Le molecole vengono immobilizzate su un chip tramite lo spotter e una seconda molecola viene iniettata in automatico dallo strumento in modo che riconosca le molecole immobilizzate sul chip. L'SPR registra un aumento del segnale quando avviene l'interazione tra le molecole. L'esperimento viene pianificato e i reagenti vengono inseriti nello strumento nelle quantità definite e facendo uso degli appositi contenitori e pipette. Al termine, i risultati vengono analizzati al computer. Analisi in spettroscopia Raman. Grazie ad una luce laser, le molecole di un campione vengono stimolate e rilasciano energia. Un complesso sistema di lenti raccoglie questa energia, che noi visualizziamo quindi come uno spettro. Ogni molecola ha una precisa ed unica firma Raman, come vediamo in questi esempi. Per acquisire gli spettri Raman, il campione viene inquadrato al microscopio, irraggiato con il laser e alla fine lo spettro viene acquisito. La spettroscopia Raman può essere utilizzata per lo studio di molte patologie, tra cui l'Alzheimer, il Parkinson e la SLA. Ok. Perfetto. Allora,
Vedo che c'è una domanda, vi abbiamo appunto fatto vedere quattro video delle nostre tecniche che utilizziamo principalmente in laboratorio, quindi leggo la prima domanda, se avete altre domande nel frattempo sempre a voce o via chat. Quindi buonasera, dopo una laurea magistrale in ingegneria biomedica, cosa consigliereste per entrare nel mondo della ricerca della nanomedicina? Pensate sia necessario proseguire con un percorso di dottorato? Allora, diciamo, dipende dall'attività che uno vuole andare a svolgere. Se si vuole svolgere un'attività di ricerca e quindi all'interno di un laboratorio, che sia laboratorio universitario o laboratorio di un ospedale o anche laboratorio all'interno di un ente privato azienda, conviene sempre fare un dottorato di ricerca, perché dà un inquadramento diciamo più ampio sul percorso e ovviamente è un valore aggiunto che si tiene sempre in considerazione per la formazione di un laureato nelle materie scientifiche che si avvicina all'ambito della ricerca. Esistono diversi tipi di dottorati adesso, devo dire che c'è anche appunto dottorati di nanomedicina, ogni università che sia di Milano, la statale o la Bicocca o comunque anche all'estero offrono dottorati di ogni genere specie, anche alcuni proprio nell'ambito delle nanotecnologie, ad esempio il dottor Carlo Magno Cristiano che vediamo qua ha fatto un dottorato più nanotecnologico all'Università di Trento, per cui potrebbe magari dirvi anche lui qual è stata la sua esperienza. Quindi sì, noi lo consigliamo. Cristiano, se vuoi aggiungere qualcosa. No, sì, infatti, poi dipende se ci si vuole focalizzare molto sulla sintesi delle nanostrutture oppure sull'applicazione delle nanostrutture. Ci sono dei percorsi di dottorato, come ad esempio io ho fatto un dottorato in ingegneria dei materiali e nanotecnologie, in cui si facevano entrambi, quindi c'era una parte molto approfondita per quanto riguarda le varie tecniche di sintesi nanoparticelle che possono essere metalliche, polimeriche, lipidiche, naturali, quindi di sintesi e a varie forme, e dei focus e l'applicazione di queste nanostrutture, quindi ad esempio in vitro, in vivo, oppure come lo utilizziamo noi anche come dei veri e propri biosensori. Ok, Silvia, vuoi dire il dottorato che hai fatto tu, magari? Così aiuta i nostri partecipanti. Sì, io ho fatto il dottorato in medicina molecolare traslazionale, che c'è tra l'altro sia se siete a Milano, sia in Bicocca che in statale, ed è un dottorato molto, diciamo, multidisciplinare, per cui comprende discipline della biologia e della chimica insieme, quindi un po' di biochimica, sempre applicato con per risolvere delle problematiche mediche. Per questo è stato molto utile sulla parte, diciamo, nel mio caso, della nanomedicina. Perfetto. C'è qualche altra domanda? Io volevo fare una domanda relativa a quello che ha detto prima il dottore, riguardo più alla sintesi, si tratta di uno studio più a stampo ingegneristico o più a stampo chimico, quello della sintesi proprio dei sistemi nanostrutturati? Diciamo che allora, i sistemi nanostrutturati, cioè le sintesi di questi sistemi nanostrutturati possono essere suddivise in due grandi categorie. Le reazioni chimiche vere e proprie, come ad esempio nella sintesi delle nanoparticelle d'oro, in cui c'è una riduzione di sali a determinati pH, a determinate temperature, oppure dei metodi puramente fisici, come per esempio l'estrusione o lo sputtering di superfici. Quindi diciamo che in ambedue i casi servono sia delle conoscenze ingegneristiche sia delle conoscenze chimiche. Ok, perfetto, grazie mille. Prego. Ok, c'è qualche altra domanda? Vi ricordiamo che diciamo c'era ancora presente nel nostro programma, sì, un tre video, ma che ovviamente erano più video didattici per i bambini, perché l'anno scorso in presenza avevamo avuto modo di far vedere dei laboratori anche per interessare e avvicinare i bimbi a questo ambito scientifico.
quindi li trovate sempre sul, come dicevamo prima, nel canale YouTube, quindi ci fosse qualcuno di voi che magari ha dei bimbi piccoli o dei fratellini, delle sorelline, diciamo vanno bene dalle scuole elementari fino alle medie sicuramente. Quindi trovate tre video di come fare i cristalli di sale, i cristalli di zucchero e la cromatografia, sia in laboratorio ovviamente, ma abbiamo realizzato dei video che siano fattibili anche a casa con il supporto dei genitori o dei fratelli. C'è qualche altra domanda? Se diciamo non ci sono altre domande, direi che forse, avendo sforato anche di qualche minuto, non volendo togliere magari tempo e visibilità ai video dei colleghi degli altri interventi di questo evento di Meet Me Tonight, direi che vi possiamo salutare, vi ringraziamo per la calorosa partecipazione. E i nostri contatti li trovate, ci trovate come sito anche il nostro sito personale del laboratorio, che è www.labion.eu, quindi ci trovate lì, ci trovate sui canali social sia su Instagram che su Facebook, quindi se avete qualsiasi domanda vi fa piacere anche venire a trovarci magari quando sarà, diciamo, più possibile e ci sarà data la libertà di far visitare il nostro laboratorio, visto che adesso, essendo in un ospedale, abbiamo qualche ristrettezza per il Covid, venite a trovarci. E grazie di nuovo a tutti e buon evento. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. 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 Grazie, grazie a tutti. Grazie, buon pomeriggio. Arrivederci, grazie. Arrivederci, arrivederci. Buon pomeriggio. Grazie, arrivederci, grazie. Arrivederci.